Ci immergiamo perché andiamo a scoprire una scuola, che però è una scuola professionale di immersione subacquea. Si chiama Marco Polo, già il nome insomma è molto evocativo. E qui al mio fianco c'è un subacqueo professionista di basso e alto fondale, 50 anni di esperienza nel mondo del lavoro subacqueo, una grande e riconosciuta formazione professionale, insomma, Armando Conte, buonasera, ben trovato. Buonasera. Buonasera. Ho detto soltanto così alcune cose, ma in 50 anni, insomma, è difficile, di carriera è difficile riassumere un po' tutto. Però direi, se sei d'accordo, di raccontare a chi ci ascolta la scuola, Certo. Allora, nasce quando questa scuola? Nel 1959 è stata fondata da mio padre, che aveva assunto un'esperienza specifica presso la Marina Militare durante l'ultima guerra. Quindi ha pensato bene che questo pianeta Terra, che è meglio chiamare pianeta acqua, certo, prima o poi avrebbe dovuto rivolgersi alle estrazioni e ai valori esistenti sotto le acque del mare. E quindi esisteva il settore sportivo, esisteva il settore militare, e ha determinato e fondato questa scuola di qualificazione professionale. Questa è una scuola accreditata dalla Regione Lazio e svolge da 59 da corsi per operatori tecnici subacquei, che una volta si chiamavano sommozzatori professionisti, e recentemente anche è stata definita e autorizzata la figura dell'operatore tecnico iperbarico. Benissimo, quindi comunque è stata questa veramente un'idea pionieristica, no, di questa scuola, considerando appunto gli anni, siamo fine anni 50, quindi sì. possiamo immaginare, oggi al contrario, con tutte le petroliere, le piattaforme che ci sono in giro, esatto, chiaramente molto più, c'è molto bisogno di manodopera, no? Assolutamente, nel 1959 fino al 70 diciamo che il lavoro subacqueo poteva limitarsi all'ambito portuale, alla cima nell'elica, un recupero di un'ancora. Dal 70, con l'avvento della ricerca petrolifera a mare, naturalmente c'è stato bisogno di maestranze specializzate. Esatto, quindi diciamo che intorno agli anni 70 è nata proprio, come dire, la professione. Eh sì, all'inizio era a indirizzo professionale, a carattere professionale, e dal 70 diventa professionale vera e propria. Dal 79 abbiamo il primo riconoscimento ufficiale della Regione Lazio. Esatto, esatto. Quindi pensate quanta storia c'è all'interno di Marco Polo. Ovviamente la subacquea è qualcosa che viene praticato a livello amatoriale, a livello sportivo. Sì, è vero, è la stragrande maggioranza dell'avvicinamento, esatto, alla scoperta di questo mondo meraviglioso, fatto di acqua limpida, flora, fauna. Questo è il settore sportivo, che si immerge quando vuole, se vuole, e abortisce l'immersione quando vuole. Esatto, a differenza invece con quello professionale. Esatto, implica il dovere, non più il piacere, quindi a questo punto deve dare una prestazione professionale in termini in due termini: sicurezza, massima sicurezza, e rendimento di lavoro. Esatto, ecco, sulla sicurezza più avanti magari ci torneremo. Sì, certo. Anzi, io direi di soffermarci adesso su questo punto, in realtà, perché ovviamente molti possono essere frenati dall'idea che possa essere un'attività pericolosa, perché comunque si sta in un ambiente che non è naturale per noi, no? L'acqua. Certo. Ecco, è vero, insomma, lo chiedo, visto l'esperienza, insomma, che è un'esperienza così tanto pericolosa quella di lavorare sott'acqua? Non è lavorare sott'acqua, è andare sott'acqua. È andare proprio che spaventa. Andare sott'acqua. La professionalità dovrebbe essere uguale per tutti, da non confondere con il professionismo. Quindi io, chiunque lo faccia anche a carattere amatoriale, deve essere reso edotto, formato e informato sui rischi connessi. Allora è un rischio mediato. Certo. Poi il fatto che la prestazione sia remunerata o non remunerata, il momento in cui mettiamo la testa sott'acqua, sotto un millimetro d'acqua, siamo in una situazione iperbarica. Scattano meccanismi di leggi fisiche, scambi gassosi, pressioni, e quindi tutte nozioni che molti diving center danno con grande responsabilità. Molto bene, ma esiste comunque una sorta di prevenzione, no, per gli infortuni? Noi pianifichiamo tutto. Lo sportivo, se pianifica tutto, non si diverte più, gli manca l'incognita. Sì. Però a livello professionale questo deve essere pianificato. Assolutamente, assolutamente, deve essere tutto pianificato, eccetera, e dopodiché
le regole dell'immersione sono identiche, e dopodiché c'è anche il rendimento di lavoro da garantire di giorno, di notte, d'estate, d'inverno, al 99% senza visibilità. Certo, assolutamente. Allora, chiaramente il corso immagino abbia una selezione, no? Ci sia una selezione, insomma, sì. Ci devono essere dei parametri che devono essere considerati, esatto. Fisici, ma anche credo mentali, no? Per poter resistere a questo lavoro. Ecco, quindi volevo un attimo qualche chiarimento su questo e poi capire se effettivamente, immagino di sì, si trovi lavoro subito questo corso. Grazie a questa selezione, sì, quel pochi ma buoni della Marina, poi in sostanza, sì. Vengono scelti attraverso un colloquio attitudinale. E quindi avviati poi, se superano questo colloquio, vengono avviati a visita medica, che è una visita medica di legge. E hai detto bene, è un'attività psicologica, psicofisica e tecnica, strumentale, l'ultima delle cose. Infatti, tu in questi tanti anni di esperienza, stando appunto molte ore della tua vita sotto l'acqua, hai mai avuto, così, una mia curiosità, dei momenti, non so, un po' critici, un po'... Sempre, sempre paura, ma è una paura contenuta, una paura controllata, sì. Controllata dalle conoscenze tecniche, io so cosa fare per prevenire e sapevo, come tutti i professionisti sanno, come intervenire in caso di un evento non previsto. Infatti, quindi non andare mai così allo sbaraglio, no, conoscenza alla fine ci salva sempre. Esatto, formazione e informazione sono alla base della prevenzione. D'accordo, questo vale un po' per tutto però, vale, Armando, io esatto. Questo mi sentirei di suggerirlo come una massima un po' generale per tutte le cose. Sono d'accordo. Allora, tu dirigi anche corsi per operatori tecnici iperbarici. La differenza? Io sono il direttore tecnico, oltre che titolare della scuola Marco Polo, dove dirigo appunto e svolgo formazione professionale per i tecnici subacquei, oggi l'acronimo è OTS, sì. E recentemente sono stati autorizzati anche corsi per tecnici iperbarici, operatori tecnici iperbarici, OTI, che possono svolgere attività di lavoro propriamente tale, che è regolamentato da normative precise, sia sulle piattaforme petrolifere, sia su tutti gli impianti iperbarici, ivi compresi il settore pubblico o privato. Per tecnici subacquei, per tecnici iperbarici, quando si apriranno le iscrizioni per chi fosse appunto interessato? Sono già aperte fino a una concorrenza numerica massima, quindi dovrebbe cominciare a settembre il primo corso dei tecnici iperbarici e anche dei tecnici subacquei, e in funzione della selezione che viene effettuata, vengono tutte le parti d'Italia, dall'estero, eccetera, e quindi soltanto attraverso il colloquio attitudinale che posso scegliere con le poche persone. Un grande vantaggio di scuola, e le ditte sanno che non pagheranno un predicantato nei confronti di un aspirante lavoratore, il lavoratore troverà occupazione e io chiudo l'anello. Allora, quando si lavora a tanti metri di profondità, non so 200 o quanto si può arrivare, anche oltre, sì. No? Si lavora in maggio dentro, non so, campane iperbariche, appunto lo accennavi poc'anzi, eccetera. Allora, questi lavori appunto che possono essere in alto fondale, come si svolgono? È una domanda lunga. Lo so. È una domanda. Diciamo che è molto più sicura con gli impianti iperbarici, cioè c'è una campana che è una camera iperbarica sommergibile che porta gli operatori sul luogo di lavoro. Quindi abbiamo un iperbarismo asciutto delle camere iperbariche e un iperbarismo bagnato riferito all'immersione propriamente tale. Dopodiché escono da questa campana e svolgono il lavoro per 8 ore, quindi hanno dei tempi anche lunghi per poter recuperare errori commessi. Invece in basso fondale, fino alla concorrenza di 50 metri, con l'uso di aria compressa, indubbiamente i tempi sono molto limitati e poi qualunque cosa ti succeda te la devi cavare da solo. Quindi il vero sommozzatore si fa in poca profondità. Benissimo. Senti, vogliamo dare, visto che prima abbiamo parlato anche, diciamo, di chi fa subacquea in modo amatoriale o comunque sportivo, adesso siamo alle porte dell'estate, qualche consiglio? Qualche consiglio è intanto affidarsi a istruttori, a diving esperti e responsabili che li accompagnino e li seguono nelle loro immersioni, in quello che è indicato nel loro logbook, che copiato dal nostro professional logbook, dove sono indicate le immersioni, i tempi, a firma del, è il nostro curriculum in sostanza, a firma
del datore di lavoro, anche loro lo hanno estrapolato dal settore professionale e ne hanno fatto un logbook, perché che naturalmente un istruttore degno di tale nome deve prendere atto e chiedere una prestazione o offrire una prestazione amatoriale alla portata dell'utente che lo fa per sport. Infatti. Oh, benissimo. Allora, ricordiamo brevemente per chi si fosse sintonizzato soltanto ora. Abbiamo con noi Armando Conte, titolare e direttore tecnico della scuola professionale di immersione subacquea, per l'appunto Marco Polo di Roma. La scuola si trova a Via Salaria 1075, dico bene? Esatto, sì. 1075. Per tutte le informazioni del caso, ovviamente, c'è un sito www.subiper-marcopolo.it, oppure per chi usa oggi i canali social, la pagina Facebook Scuola Professionale di Immersione Subacquea Marco Polo, esattamente così come l'abbiamo detta. Armando, abbiamo detto tutto, vogliamo ricordare un'altra cosa, c'è cioè un altro spunto che vogliamo dare? Quello di... Non è il solito andare piano o a poca profondità, perché non c'è un rapporto, è rischioso poca profondità per molto tempo quanto poco tempo per molta profondità. Affidatevi a istruttori, accompagnatori qualificati e responsabili, e allora diventa, per loro diventa una passeggiata, che è quello lo scopo finale della loro immersione. Molto bene, complimenti davvero alla carriera di Armando Conte e soprattutto a questa magnifica realtà Marco Polo. Mi raccomando, potrete andare ovviamente a rivedere, condividere, commentare questa intervista sulla nostra pagina Facebook, sui nostri canali social. È stato un piacere, Armando. Grazie, grazie. Anche il mio.